A Scicli parlare di emergenza rifiuti non è una novità. Sono mesi infatti che la situazione, soprattutto nelle frazioni marinare e nelle campagne, non cambia. Dopo varie segnalazioni di cittadini sui social e alla nostra redazione, abbiamo fatto un giro nelle campagne di Arezza, trovando il solito ignobile spettacolo. Cumuli di rifiuti conferiti vicino ai cassonetti, quando non sono stati bruciati da qualche piromane dell'ultima ora, e accompagnati dai sempre presenti elettrodomestici e oggetti di arredo ormai non più utilizzabili, sacchi dell'immondizia che lasciano intravedere plastica e altri materiali riciclabili, mescolati a resti di cibo maleodoranti. E i cittadini non ci stanno più a vivere circondati da miasmi, mosche, topi e cani randagi che banchettano con tutto ciò che trovano ai margini della strada. La gente viene da Scicli, viene anche, scarica e se ne va. Perché qua in zona, ora specialmente che l'estate è già finita, nessuno, praticamente sono ritornato ognuno al paese e qua spazzatura, quello che buttiamo alla spazzatura sono il 10%, il 90% viene da Scicli. Sono già più di quasi 8 giorni che non passo il camion per pulire. Da Palazzo Palle l'assessore al ramo Ignazio Fiorilla ai nostri microfoni ha spiegato cosa intende fare in merito e quanto sia importante che i cittadini si impegnino a fare la raccolta differenziata e a conferire i rifiuti in maniera responsabile. Faremo in modo di dare una ripulita totale e subito dopo portare l'ambiente in una situazione normale o di normalità. È certo che se gli sporcaccioni, ci sono quegli sporcaccioni cittadini, residenti, che dalle loro case dove si dovrebbe fare la differenziata si spostano per andare nelle borgate a consegnare l'indifferenziata, saranno puniti e severamente puniti. Il comune di Scicli ha un plafond per poter conferire a Cava dei Modicane di una decina di tonnellate settimanali. Non c'è dubbio che la raccolta che viene fatta in modo veramente depositata in modo abnorme complica un po' l'attività quotidiana, perché se uno va a superare questo plafond si blocca ed è quello che è accaduto. Si aggiunge poi, se si aggiungesse il fatto che anche Alcamo ha bloccato il conferimento e quindi il trasporto ad Alcamo, si aggrava il fenomeno. Stamattina abbiamo firmato le carte perché sia Alcamo ci consentirà l'invio dei nostri rifiuti, sia Cava dei Modicani per le modalità che ci sono in corso sul trasferimento della ditta all'altra ditta subentrante, ci sta accordando un'altra deroga sul quantitativo